ragazzi, siamo i Granats e siamo qui con un nuovo gameplay. Bella. E oggi siamo con Roma Fiorentina, forse la partita con le squadre che esprimono il miglior calcio in Italia in questo momento. Eh sì, perché è da Roma. No, perché è vero. Abbiamo visto le ultime partite della Fiorentina, abbiamo visto l'inizio del campionato da Roma e non si può negare. A Roma 4 pareggi di fila da quando manca Totti. Oddio. Oh, perché sono così lenti? Non è possibile. Gomez! Ci prova subito. Ma non va. Ma con Douglas. Coraggio. La sai la storia sua? Che si doveva chiamare Michael. Sì. Cioè, la come mamma. Cavani che si doveva chiamare Edison. Invece Edinson. Ma cazzo fai a scrivere Edinson? Vabbè, comunque. Vabbè, perché Michael. Mamma mia, la Roma che possesso palla. Io non so più quanto ecco, della FIFA. Mandali Aic. Mi sa che è fuori gioco. No. E poi di Aic l'ho messo perché è un ex, ragazzi. Il grande ex della partita. Ma li hai senti anche dei lenti i giocatori? Sì, una cifra. Ciao! L1703-1998. Ciao! Oh, ancora! Mamma mia, che difesa, la Florenzia! La Florenzia va in attacco! Sta in panchina, Florenzi! Giuseppe Rossi! Giuseppe Rossi! Vabbè, mamma mia, lo so. Oddio, ancora! È nostra, eh! Questo è proprio fallo, eh! Fallo di che? Fallo ancora Aquilani, il cross al centro. Oddio, oh, mio. Dentro. Io pure. Roncaglia. Roncaglia. Scusa, Ancora la Florenzia attacca. Che panca, secondo me si dice Roncaglia, ma Caressa dice Roncaglia. Di nuovo per Rossi. Non va. Facundo Roncaglia. Mamma mia, il catarro. Pjanic. Fai schifo. Alla Marianella. Oddio, Borca Valero. Chi è Cascai? Borca Valero. Quadrado. Chi è Cascai? Sa chi è Marianella? Sai che quando prende palla Pjanic fa Pjanic. 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 Oh, Ljajic. Oh, vabbè. Pjanic. Guarda come te va Ljajic. Ljajic ancora. Oddio. Oddio, chissà che ha fatto. Neto. Che Jared Neto. Gomez di testa non va. Gomez che è Pjanic. Bravo saltatore in Serie A. Ne palla Pjanic. Ma non è Pjanic. Oddio! Allora per Gervi. Non va. Oh, Gervi ho visto poco fino adesso. Rossi, madonna che merda. Io non so più bravo a calcio. Comunque dovrei inverti gli Aic con Gervi. Perché sono sbagliati. Sì, direi. Oh, guardate che apertura questo Strootman. Strootman! Ancora Aquilani. Strootman bene, ma di russo. La palla per Gomez. Che oh, ma Strootman non è russo! XDXD Che è olandese? Sì. Olandese. No, Benatia, ragazzi. Benatia, che pezzo di merda. Ancora Maicon per gli Aic. Con voi. Oh, che cazzo. Oh. Mamma mia. Quadrado, intercetta. E questa raga, Benatia è la bestia. È proprio una bestia, Benatia. Ma stai a vedere che ha fatto. Ma quale bestia, è proprio fallo netto. Gervi. Non va. Gervinho. Ancora. La palla per Gervinho. Valero. Che cazzo fai? Oh, grande bombissi. Addio. Mamma mia, ancora la palla per Aquilani, perfetto, il cross, Borca Valero. Rigore. No, che cazzo dici? No, non è vero. Ah, fuori gioco. Madonna. Pensavo che aveva dato il rigore. Che cross ho fatto, fermati. Oddio Gomez. Comunque, come sapete, questa partita è la partita del pranzo, perché gioca a mezzogiorno e mezza. Perché tutti mangiano a mezzogiorno e mezzo, ovviamente. Io, per esempio, mangio all'una e mezza, però vabbè. Io mangio pure verso le due. Quindi mi vedrò benissimo. Però al nord mangiano. Vabbè, al nord mangiano ai 10 e al sud mangiano ai 5. Una cosa impressionante. Infatti se vai a vedere in Danimarca loro fanno colazione. Fanno colazione come pranzo, infatti si mangiano le uova. Pjanic! Bellissimo Pjanic! Complimenti! Oh, Michael non arriva! Attenzione! Pasqual ancora! Pasqual ha sbagliato festività! Il capitano Pasquale è fuori luogo in questa partita, eh? Abbiamo capito, eh? Rossi! La deviazione. Palla ai Rossi. Io sono giocare al campetto, no? Palla ai Rossi. il simpatico umorismo di Darryl. Non va. Oh, ancora. Mamma mia, che sto facendo schifo. Partita veramente brutta. No, porco demonio. Forse è quello che ci si aspettava tra le squadre che offrono il miglior calcio o la partita di merda. Ma che cazzo fai, Gomez? Ma sei proprio un down. Ancora. Ma che cazzo stai a fare? Pizarro! De Santis! Mannaggia.
Santis in paradiso. La Fiorentina per lui domina la partita, ma non riesce a realizzare un gol. Vabbè, mo domina, sta esagerando. Domino. Ancora Aquilani, il calcio d'angolo, la palla per Gomez, la girata, la porca puttana. La porca puttana. Dio mio. Jajic, parte il contropiede, attenzione. Lo vuole dare a Gervinho. Lo sappiamo tutti che la vuole dare a Gervinho. Infatti non io. Come cazzo? Dada. Come ha fatto? Arriva a laggiù il pallone. Chi è cavolo da Gervinho, scusa? Tu ha voluto dare a Gervinho. Ora la dà a Gervinho. La do a Gervinho. 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 Chi gusta a Gervinho? Che gliela dà. Oh, 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 non va. Oddio. E ancora, porca Valero. L'apertura per Gomez. Quadrado lo vede a Rossi che avanza. Ma c'è Castagno. Porca troia. Castagno. Oh, oh, ma che fai? Ancora, Pizarro. L'apertura per Borca Valero. Secondo me questa partita finisce così. Borca Valero, l'apertura per Rossi. Rossi, questa è ostruzione però, arbitro. Rossi c'è. Mannaggia la madonna. Lasciamo perdere. Dove stai? Ah no! Grandissimo Rodriguez. Gonzalo Rodriguez. Dai, ma quale fuori gioco? Ma che stai a dire? Pidi Gonzalo insieme a Rossi. Mamma mia, oh. Che tricci che ho fatto. Hai capito? Sì, ho capito. È fatto veramente... Piagna. No. No. Che mamma mia, Strootman. Ma no, ma che stai a fare? Mamma, come ma fa Strootman? Comunque, questa partita ha da fini 2. Ah, da fini X, lo dico io. Vabbè, un altro X va a Roma. Carca che io fino adesso con la Roma ho sempre vinto contro di te. Lo so. Carca anche la gabbala. Ancora. Tomovic, la palla per Pizarro. Pizarro all'apertura per Gomez. Gomez per Borca Valero. Borca Valero per nessuno. De Santis. Fuori gioco. La 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 la. Solo fuori giochi segna quest'arbitro. Venduto che non è altro. Ah, ecco, certo. Perché se c'è una squadra venduta, in questo caso è la Roma, guarda. No, ma come ha fatto a togliere palla? Ma che vuol dire? Strootman, regà, una bestia. Bellissimo. Strootman è proprio una bestia. Vabbè, in difesa. certo. Però... A cross. Tanto a vediamo che da? Si scalda Ricci. A chi la dà? Ma che stai a dire? Ma non era Ricci. Così, cioè, si scalda Ricci. No, perché dato che è un mio amico delle elementari. Hai fatto un mamma tiro, mamma con porta. Cioè, rendite conto. Voglio fargli i miei più sinceri auguri a un mio amico che ha esordito con la Roma. Con la Roma quando la si domenica scorsa. Scatti. Hai esordito domenica scorsa in Roma da Atalanta a Roma. E... Oh! Il cross in mezzo. E voglio fargli i miei auguri più sentiti. No, non sto scherzando, veramente lo conosco. Sì, è vero, lo conosce. È stato un suo grande amico. Ma non è possibile, dai. Se conoscevamo comunque, da una stessa scuola, io stavo in classe col fratello. Che anche lui sta alla Roma. No, lui adesso sta in prestito al Grosseto. Di proprietà da Roma. Sì, sì. Quindi. Gli auguri anche a lui che sta al Grosseto. Cervigno per Totti! Oh no, Francesco! Totti! E non serve fare 18 tiri per segnare, ne basta uno. Ne basta uno, ma fatto bene. Perché ci vogliono i giocatori giusti. Ci vuole lui, ci vuole Francesco Totti. E manco gioca contro la Fiorentina. Quindi... Guarda, non c'è il Vigno che apertura. Ma vaffanculo. Di solito è il contrario. Volta, porca troia. Ma io sono più forte, c'è cazzo. Certo, infatti. Ancora la Fiorentina non vuole perdere. E ora subito la palla per lui. Per Maicon. Ancora, porca troia. Porca Valero. Grandissimo. No, esce no, no. Troppo lunga. Gervinho, l'apertura per Totti. Gervinho, man of the match. Vabbè, Strootman. No. Guarda, Strootman ci mette il corpo. Il cross. Cross! No. È per lui! È rete! Fantastica rete, piccinini! È rete! Si gonfia la rete! Culo. Si gonfia la rete! Che culo! Si gonfia la rete! Cioè, non ci credo, vabbè. Incredibile, amici! Più uno gioca bene, più chi ha gol. C'è un cazzo da fare. Vabbè. Il calcio è strano, Fabio! Vabbè, non c'è giustizia proprio. Beppe, il calcio è strano, Beppe. Va, i rimontoni alla Fiorentina, vai, vogliamo un rimontone. Ancora, Borca Valero. Gomez. Comunque a Roma, ragazzi. Aquilani. Non è stata lì a fare Borca tanti Valero. Gonzoli. Porca troia. Porca Valero. Sì, vabbè, ma quando una palla non vuole entrare, non entra. Cioè, non c'è un cazzo da fare. Ma la palla che non vuole entrare. Perché la palla è... Pizarro! Mamma mia, che rete di Pizarro!
David Pizarro, un altro ex della partita, ex proprio, vabbè, quindi si parla di anni e anni fa. Deus ex machina. Esatto, e mamma mia che rete di David Pizarro, non stiamo qui a rivederla perché tanto la Fiorentina vuole rimontare come siamo con la Juve. Perché sta ancora perdendo, quindi. Esatto, quindi quando farò il gol del vantaggio rivedremo il replay. Attenzione, c'è l'uomo Melina che entra in gioco. Incredibile, ragazzi. Allora, Balzaretti. No. Io volevo fare un'altra cosa. Non va bene, ti ha detto culo, infatti. Porca Valero, ancora. La palla per Cuadrado. Cuadrado l'apertura per Aquilani. Aquilani perde il pallone. Aquilani, che cazzo fai, Aquilani? Cuadrado. Aquilani, che cazzo Cuadrado. Fai? Ancora Pizarro. Pizarro, un 1-2, spettacolare, veramente. A Balzaretti, svegliate. Mamma mia, la palla per Tomovic. La palla per Tomovic, vabbè. Gomez, porca troia. Gomez. No, non è la Pantera. Com'era la cosa dei Fami Adams? Non ne ho la mi ricordo come si faceva. Io odiavo la famiglia Adams. Quindi proprio non so che dirti. Dai, Valero, e dai, non è possibile. Che amico tuo, chiami Valero. Sì. Meglio di Borca. Oddio! Mamma mia che difesa la Fiorentina. Che ma che sta succede? Carambola così il pallone in mezzo. Carambola! In mezzo a tre avversari. Oh, vaffanculo, guarda questo qua, che culo che c'ha. Una cosa impressionante. Francesco! Ancora la palla per Francesco! Sozzi. Mamma mia, la Fiorentina non demorde. Oh! Strotto, ma no, di nuovo sì! Una cosa impressionante. Cervi! Non va! Totti! Dio! Mo dimmi che la Roma non sta a merità. Ma che sta a merità, porco due, 3000 impalli! Maicon, che giocatore. Ma perché non riescono manco a mettere a terra il pallone? Ma che palla gli ha dato? Peccato che era in treno. Non è Pendolino Cafu. Cafu, che gran giocatore Cafu. Ma il 70esimo. Gomez, mazzia. L'apertura per Cuadrado. Cafu è stato uno dei migliori terzini del mondo, della storia del calcio, anzi. Del mondo. Anche se per me era una merda, perché cioè come ha lasciato a Roma è stata una merda. L'apertura per Cuadrado. Cuadrado. Ma dov'ha? Caputtana, Cuadrado! Ah, Cuadrado mica sta più contro cacciatore, Qua ci sta Maicon. Ancora Pizarro, David Pizarro. L'apertura per Gomez. Gomez, ma voi. Mamma mia, agilità meno 2, oh! Ma una cosa impressionante! Cioè, te muovi Cuadrado. Ma che palla per Strootman! Manda Gervinho, dai! Vaffanculo, va. Ancora Tomovic. Rossi. Sì, ma dove? Palla per. Guardate. Palla per Castagna, perché. Troppo lento. È un qualcosa di. Inspiegabile proprio. Come fanno a fangiare Iaic, come al solito non si è visto praticamente. Sì, infatti sì. Grande ex della partita Iaic. Ancora la palla per Pizarro. Mamma mia, Castan. Ammazza, questo è proprio cattivo però, Oddio la palla per De Santis. De Santis temporeggia. Palla per Totti, guarda che contropiede che si è aperto. No sì. Dai, ma non è possibile. Ma come fai a non piagliare il pallone? Vai Iaic. Ancora. Vai, Borca Valero. Di nuovo per Cuadrado. L'arbitro concede il vantaggio. Ma la dai più lunga, Gomez. E su. Ma voi gioca bene. Cristo santo. Ma e vai sa- così. Cioè, no, è incredibile. Mamma mia, che difesa a Roma. Guarda che culo. Madonna. Guarda come parte! Guardalo che contro. Quanto sono forte a fare i contropiedi, oh! Eh beh, infatti. Tutta la difesa ce l'avevo. Vai che siamo all'84esimo! Mamma mia, che culo, una cosa impressionante. Ma che te dai il giallo adesso! Pa- giallo per. No, come ti permetti? Lesa maestà! Mannaggia la madonna! Strootman! Oddio che bello! L'apertura per Maicon, sempre un po' troppo lunga però, Maicon si trascina fuori il pallone. Se c'aveva un anno di meno. Certo. Ovvio, se era quello dell'Inter. Cuadrado. Ancora David Pizarro. Pizarro, non fare stronzate. No, Pizarro, non no. Fa lo stupido stasera. Ma perché? Perché? Perché sti passaggi? Cristo santo, guarda i rimpalli che c'ha Stomo. Vabbè, mo esageri. Ah, no. Guardalo! È una cosa impressionante! Va bene così. Palla per lui!
guarda, ma è Gervinho! Tre gol così hai fatto, una cosa impressionante! Gervinho! Cioè, io non c'ho parole! Gervinho! Comunque noi dovremmo mettere la pesca quando giochiamo a FIFA, perché è troppo bello quando giochiamo. Gervinho al 90esimo chiude la partita. Raga, comunque questo qua esce il giorno prima. Giocatevelo, perché me lo sono anche sognato questo risultato. Veramente, eh? Quindi giocatevelo. Vaffanculo a te, risultato. Giocatevi il risultato esatto così. Oh, Dio, se la Roma vince così, penso che non lo so, non la considero più una squadra. Dai, no, incredibile. Andiamo a fare anche il quarto. Senti, due gol di scarto. Non dicono, non sono stupidi. Ma, non vengono per caso. Vai a vedere tutte le azioni e come hai segnato, soprattutto c'è due gol uguali. Totti, Gervinho. Pizarro non serve a un cazzo. E noi, quindi, uguali. Vi salutiamo, anzi, no, non vi salutiamo perché vogliamo vedere un attimo i dati. Guarda, non è neanche tanto no. Distacco. No. Guarda il possesso palla, però. Ma che cazzo vuol dire? Va non bene. Lo so, stai sempre in difesa. Va bene, noi su questi dati ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. La prossima parleremo di calli e rughe, come toglierli. Bella non è simpatico, però bella.